Salve ragazzi, bentornati a questa 14esima, ok, 14esima puntata. E niente, allora ragazzi, questa puntata, adesso non so cosa vi ho promesso nella scorsa, sto ripetendo troppe volte puntata, mi sa. Comunque, non so cosa vi ho detto nella scorsa, e non faremo quello che avevo detto nella scorsa, appunto. E niente, praticamente ho ricevuto un commento, un messaggio praticamente da un nostro spettatore, da una nostra spettatrice che ci diceva che aveva costruito, diciamo, qua dove ho costruito io, dove comunque avete costruito voi se avete preso questo seed. Vabbè, comunque ha costruito mediamente dove ho costruito io e ha trovato, diciamo, sotto casa uno spawner di scheletri. Bene, allora noi cosa faremo in questa puntata? Proveremo ovviamente a trovare questo spawner. Allora, prima cosa da fare, svuotiamo tutto perché sicuramente qualche volta moriremo. Non vorrei portarmi sfiga da solo, ma già non c'ho niente. Allora basta, sto deficiente. Vabbè, allora poca roba, così almeno una piccona ci serve. E spada ovviamente da fare subito, subito, subito. Allora, spada. Torce ne abbiamo. Anzi, posiamone un po' perché non vorrei che ce le perdiamo. E niente, allora, vediamo un po'. Le coordinate ci diceva che erano X, erano 201, quindi allora, prendiamoci più con la mano. E X 201, quindi la X mi sembra di qua. Cioè sul ghiaccio è andato a costruire praticamente 201. Poi Y, vabbè, quella è la profondità 17. Z 102, quindi 102. Sì, la 102 è qua. Ok, togliamo l'acqua. Praticamente io prima qua ho aggiustato, adesso mi tocca riscassare. Niente, però l'unica cosa è che poi dopo per risalire, vabbè, fa niente, ci scaviamo sotto i piedi anche se non si sa. O se no facciamo questo lavoro qua, guardate ragazzi, facciamo uno e uno. Allora la terra sinceramente me la scavo con le mani. Tanto a 17 è detto che lo spawner, quindi quando arriviamo verso i 20 magari. Ok, ora piccone perché mi sa che a mano è un po' tosta. Non so se manderà velocizzatore questa parte perché comunque sarà un po' noiosa. Non so se adesso praticamente il video che caricherò. Cosa stavo dicendo? No, stavo dicendo praticamente che sto caricando anche un video. Se vi può interessare su Second Life. Non so se voi siete video. Uranio. Se siete videogiocatori o comunque se giocate su Second Life. E un video diciamo che ho fatto perché erano diversi anni che non ci tornavo e non ci tornavo a giocare. Grave, mi sa che siamo vicini. E sì, siamo a 42. Manca a mano dalla finte. Bene, non lo sapevo. Dicevo comunque non ci tornavo a giocare da diversi anni, da un annetto, non mi ricordo, 6 mesi più o meno. E allora ho deciso, ho detto facciamo una cosa, adesso vediamo cosa accade. E proviamo a registrare questa cosa, diciamo. Ragazzi, sono concentrato a scavare, quindi sto sparando cavolate, non ci sto capendo niente. Comunque, Manuel della Favola, ho fatto sto video per farvi vedere dopo diversi anni, che dopo l'anno, comunque il tempo che è passato, che sono stato, e poi i materiali li raccogliamo tutti, che effetto ha avuto rientrare, diciamo, cosa è successo, gli aggiornamenti vari e via. Poi dopo sicuramente farò un altro video per far vedere alle persone che magari gli piace questa simulazione, perché è veramente, veramente bella come piattaforma. E ecco gli scheletri. Come praticamente registrarsi e fare i primi passi, perché comunque è un gioco veramente vasto. Io lo chiamo gioco, ma comunque non è un gioco, ragazzi. A 17 però già si sentono gli scheletri, ce ne sono un bel po'. C'è anche del tin. Eccolo! Eccolo qui, ragazzi. Ecco
Allora, come entrare, come non entrare? Allora, facciamo di qua, vediamo un po'. Devi entrare di fianco, però, ovviamente, non da sopra, perché da sopra ci viene molto più complicato. Allora, vediamo prima se ci abbiamo. Perché è così sto spawner? Bastardo. Scaviamo quindi di qua, che avevamo di sotto praticamente. Meno male che non ci ho scavato. Le avete viste, ragazzi? Se io a quest'ora non avrei seguito quello che ho sempre detto, sarei caduto di 18. Bastardi. Ma c'è anche la luce giù. Ma si spawna un po' strano. Allora, qua c'era ancora vuoto. Quindi noi teoricamente qua. Oh merda! Convinto che fosse. Ma bastardi! Convinto che fosse chiuso giù. Niente, quindi allora come procediamo? Dobbiamo andare a bloccare lo spawner. Torcia, spada. Sì, ma. Dobbiamo scendere ancora di un piano. Torcia qua. Non mi importa quanto durerà questo video. Può durare 5 minuti come può durare una vita, però. Vaffanculo la gravel, ma sono veramente scemo. E mi sono preso già due crepi. Niente, ragazzi, devo entrare. Stop. Ci morirò sicuramente. Madonna, mi sto cagando. C'è una paura. Niente, mi butto e ammazzo tutti, dai. Dove sono? Niente qua, bastardi. Ah, ma è una miniera. Allora. Bloccato, voilà, a posto. Adesso però sento ancora rumori. Allora, fai salire la vita nel frattempo. Qua è il posto più sicuro per il momento, anche se c'è lo spawner. Perfetto, anche se ho fatto un po' alla cazzo, però è stato bloccato. Bastardo! Ci mancava lo zombie. Torce, perfetto, abbiamo anche una miniera sotto casa, ragazzi. Possiamo fare un pozzo. Per scendere giù e salire. Ah, così anche lo spawner magari. C'è anche la lava. Fanculo, cadi nella lava, bastardo. Oh, non ci cade, eh? Ok, mi ho preso anche l'esperienza. Perfetto. Lo spawner è bloccato. Ah, io la facevo più difficile, ragazzi. È stato io che mi sono impegnato per. Mi sono rincoglionito per niente, secondo me. Dov'è? Ma perché si. Ah, ho rotto la torcia. Ci mettiamo pure una sopra per sicurezza. Allora, facciamo una cosa. Per evitare brutte sorprese con i mob. Chiudiamo di qua. Qua è già chiuso. E chiudiamo di qua. Per il momento a noi ci interessa solo lo spawner. Che sicuramente poi. Appena possibile faremo un sistema, diciamo, per fare la produzione di ossa ed esperienza, non credo, ossa, archi e frecce infinita. Poi vi farò vedere come fare. Nella cassa cosa c'è? Perfetto, redstone. Ok, fave di cacao che non avevo voglia di andare a trovare. Perfetto, anche i binari dove possiamo fare
Dov'è quest'altro scheletro? Possiamo fare, diciamo, il tracciato per arrivare alla miniera direttamente con i binari senza andare fuori. Polvere da sparo a quantità elevate. Grano, una pala in ferro, un carrello da miniera con sopra la cassa e una cordicella. Io continuo a sentire qua. Uno scheletro. Vabbè. Ragazzi, è mattina, quindi sono rincoglionito come al solito, ma io sono rincoglionito sempre, quindi. Sento rumore d'acqua. Sarà di fianco, sarà dove abbiamo trovato lo zombie. Ok, facciamo una bella pulizia qua. E adesso risaliamo. Dovremmo fare un pozzo per scendere allo spawner. Bello, bello davvero. Gli spawner a me sono sempre piaciuti. Poi mi manca la moss stone che ce la lasciamo, non credo che la togliamo. Ok. Perfetto, siamo scesi di qua, quindi dobbiamo risalire di qua. Adesso sbatto, prendo le craniate contro i muri. Ok, risaliamo, risali, 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 risali. Adesso cadiamo su anche buio. Ma pensavo che fosse più difficile, veramente ragazzi, invece è stata veramente una cavolata, facilissimo. Pensavo che ci fossero zombie, cazzi, mazzi, invece c'erano solo 3-4 scheletri del cavolo. Quindi è stato abbastanza facile, sto buco tappiamolo perché so che prima o poi ci cadrò. Niente, qua ancora il grano ci mette 3 anni a crescere, mettiamoci 2 torce in più. Dov'è che non cresce? Vabbè, fa anche abbastanza bene. Più luce mettiamo ovviamente ragazzi e più in fretta cresceranno, eh? Perfetto. Niente ragazzi, la puntata è stata un pochettino abbastanza diversa rispetto alle altre che avevamo obiettivi ben prefissati. Qua sì, avevamo un solo obiettivo, però abbiamo un po' cazzeggiato, è stata una puntata un pochettino strana, diciamo, ecco, abbiamo avuto anche, diciamo, l'onore di avere delle informazioni da un nostro spettatore, da una nostra spettatrice. E niente, allora, grazie per la visualizzazione, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, sempre pollici su. Se non vi è piaciuto, non mettete niente. E per qualunque cosa, commentate tranquillamente. E se volete iscrivervi al mio canale www.youtube.com/TheMrTyke, ne sarò veramente grato. E ovviamente poi se avete anche voi dei canali penso proprio che mi iscriverò anche i vostri, non c'è nessun problema, ragazzi. E quindi detto tutto, ciao a tutti ragazzi.